Flash Giovani, volo oltreoceano. Oggi ci beremo un caffè con una mia cara amica. Si chiama Ilaria e qualche mese fa ha deciso di partire per un'esperienza di overseas in Cile. Il nostro caffè perciò sarà virtuale, mentre Ilaria ci racconterà della sua esperienza sul campo. Ciao! Ciao! Come va? Bene, bene. Spiegaci brevemente in cosa consiste questo programma di overseas. Allora, il programma di overseas funziona come il programma Erasmus, solo che al di fuori dell'Unione Europea. Quindi consiste nel passare un semestre in un'altra università all'estero. Perché hai scelto proprio il Cile? Guarda, io volevo venire in America Latina e ho messo in particolare Santiago perché nel rank del 2018 ero il migliore in America Latina e quindi volevo studiare qua. E perché scegliere un overseas e non un normale Erasmus? Perché in Erasmus comunque sei in un contesto che è europeo. E invece il programma overseas ti permette proprio di conoscere una cultura che è diversa dalla tua. Sei lontano da casa 15 ore d'aereo, sei in un altro mondo e ti permette di crescere di più, credo. E come sei entrata in contatto con questa realtà? Come sei venuta a conoscenza del programma di overseas? E praticamente cosa una persona interessata dovrebbe fare per appunto entrare a far parte di questa esperienza? Allora, io l'ho conosciuta perché mia cugina l'ha fatta l'anno scorso in Brasile e praticamente verso novembre esce fuori un bando a cui bisogna fare domanda e verso gennaio si scopre se si è dentro o meno e dove si andrà a studiare. E il processo è un po' lungo perché per Bologna, però poi ti devi approvare anche il Cile, ti devono approvare gli esami dal Cile, dall'Italia. Infatti fino a maggio-giugno non abbiamo potuto né comprare il biglietto né fare il visto, però in realtà... Cioè, per far domanda non è così difficile, ti guardano la media della triennale o se lo fai dopo un anno della magistrale, il tuo livello di lingua che è molto importante, una lettera motivazionale su perché vuoi andare e poi è fatta. C'è molta concorrenza, però non è impossibile. Come sembrano poi questi primi mesi, insomma, con i coinquilini, trovare casa, abituarsi a una cultura diversa? Casa l'avevo trovata dall'Italia, sui gruppi Facebook, e ho trovato questa casa dove siamo in 9, siamo 5 francesi, 2 italiani, un inglese e un olandese, quindi c'è un bel mix di persone. Culturale. E ci troviamo molto bene in realtà, siamo proprio una grande famiglia, qua mi trovo molto bene anche all'università, un sacco di amicizie. In che modo l'università supporta la partenza per l'overseas e la permanenza soprattutto in Cile? E non è che faccia troppissimo, Anche prima di partire abbiamo dovuto fare quasi tutte le procedure da sole, tra visto, qui e là. Diciamo che ti dà una borsa di studio e questo è già qualcosa, anche se non è altissima per dove sto vivendo ora, perché qua costa tanto. Secondo me potrebbe fare molto di più. Negli ultimi giorni il Cile è stato coinvolto in una terribile protesta. Dunque, puoi spiegarci brevemente cosa è successo, tu che eri appunto sul campo? Allora, è iniziata una protesta degli studenti perché aumentava di 30 pesos la metro. Infatti a me arrivavano tipo WhatsApp, vieni a questa metro, fa protesta, così. Era molto pacifica. Sono passati dei giorni e la gente cominciava a saltare un po' i tornelli, a ribellarsi un po' di più, finché poi tutto il popolo si è unito. Sì, sì, infatti ci hai mandato i video. Perché in realtà parte dalla metro, però è proprio tutto il sistema cileno che non funziona più. Però ora gli scontri non sono finiti perché la polizia sta continuando a cercare di reprimere con la violenza le proteste che ci sono. La gente vuole un'assemblea costituente, vuole cambiare la Costituzione, vuole cambiare tutto perché sono 30 anni che stanno soffrendo e non ce la fanno più. Adesso sapete che c'è qua l'ONU che sta indagando sui diritti umani perché ci sono stati un sacco di torture, violazioni e sta qua un mese per fare indagini su quello che succede. Quando io ho scelto il Cile, ho scelto il Cile anche perché il Cile era il miracolo dell'America Latina. Io sono arrivata qua che mi sentivo in Europa, quindi non me l'aspettavo per niente. Sto studiando scienze politiche e sempre leggevo che il Cile era quello più avanzato, con più accordi con l'estero, non mi aspettavo niente di tutto ciò. Quando poi sono state le proteste, ho cominciato a capire veramente quello che succedeva. E a questo proposito, come hai deciso di reagire tu a poi la situazione che ti si è presentata davanti? Un'esperienza che mi ha dimostrato quanto le libertà delle persone siano
veramente a rischio con poco. Sono uscita anche in piazza a protestare con i cileni nei momenti in cui sapevo che non rischiavo niente. Un conto è leggere le cose sul libro, un conto è viverle proprio a pieno. Perciò pensi che comunque il fatto che ci sia stata questa protesta ti abbia resa anche più solidale con una comunità, pur non essendo comunque la tua di appartenenza? No, io mi sono sentita proprio al 100% in questa comunità, anche perché è proprio una lotta per l'eguaglianza sociale. Cioè, è capitata in Cina adesso, ma sta capitando in Bolivia, sta capitando in Libano, in Ecuador. È una cosa che riguarda un po' tutti i paesi che sono in via di sviluppo, quindi io mi sento completamente dentro come cittadina del mondo. E sono d'accordo con tutto quello che sta succedendo perché è un modello di sviluppo economico che non è più sostenibile, perché pesa tutto sui più poveri e non si può andare avanti così. Io mi sento al 100% all'interno della comunità mondiale, non è solo i cileni, è tutto il mondo che viene coinvolto. L'università come vi sta sostenendo, come ha reagito a questa cosa? Guarda, in realtà da Bologna non mi sento tanto sostenuta, quasi zero. C'è arrivata una mail lunedì dopo il weekend con cui c'erano carri armati, militari, elicotteri, c'era la morte fuori dalla città, ho scritto se stavamo bene e lì dico ok, almeno mi ha chiesto se sto bene, però dopo 3 giorni ci ha scritto che eravamo ancora nel pieno delle proteste, ha scritto se avete paura e volete tornare non sappiamo se vi verrà riconosciuta questa esperienza. E lì tipo noi siamo rimasti tutti scioccati perché va bene tutto, va bene che è una situazione eccezionale, quello che vuoi, però un pochino di empatia per noi che siamo lontani dalle famiglie, dai nostri amici, dove fuori c'è una guerra civile, mi aspettavo un pochino di più, ecco, non si è dimostrata tanto solidale. L'ambasciata e il consolato ci hanno semplicemente aggiornato di giorno in giorno cosa succedeva, dove non andare, cosa non fare, però non è mai partita a livello nazionale l'emergenza di farsi tornare a casa. So che alcuni studenti sono tornati, non di Bologna, di Roma, perché avevano paura, però non è mai partita questa emergenza nazionale, anche perché è una decisione che penso sia a livello europeo, non solo d'Italia, per il Cile, che gli studenti in intercambio vengono ritirati. È proprio un'azione diplomatica forte. Quindi è una decisione che viene presa a livello Unione Europea e ad ora non è stata presa, quindi non penso che sia solo l'Italia che dice tornate a casa, è tutta l'Unione Europea che dice ragazzi c'è un pericolo, tornate tutti in Europa. Tu hai pensato di voler tornare o meno e come valuteresti poi questa esperienza? Allora, io personalmente non ho mai pensato di voler tornare, ho avuto paura in certi momenti, però per me la voglia di stare qua è sempre stata più forte della paura di restare, quindi non ho mai voluto tornare. Volevo concludere l'università qua, finire i miei esami qua. Avevo già un sacco di viaggi in mente che volevo fare qua. Volevo stare vicino ai miei amici del Cile, non volevo abbandonare questo contesto, ecco. È un po' entrata la mia casa, quindi non mi sembrava giusto ritornare e buttare sia i mesi di università sia tutto quello che avevo qua. E quindi non ho mai scelto di tornare. Da questa esperienza posso dirmi che sicuramente sono cambiata, sono più consapevole del mondo intorno a me e vorrei scrivere la mia tesi di magistrale su quello che sta succedendo qua in Cile. Se posso fare la ricerca tesi sul campo sarebbe perfetto, quindi non lo escludo. I miei sicuramente non vorrebbero, però. E poi quando hai intenzione di comunque concludere il tuo overseas? Guarda, a fine novembre finisco le lezioni e esami e poi vado a viaggiare a Cuba, vado a Patagonia e poi torno. Quindi a fine gennaio sono in Italia. Sempre con la valigia. E tu sei un'esperta ormai, ma come ti vivi la distanza appunto da casa? Come la percepisci? Oddio, a volte mi viene un po' di malinconia, soprattutto perché magari vedo foto, storie della gente, che tutti insieme ai miei amici mi sento un po' qua sola. Però sono abituata anche a stare per conto mio, mi trovo bene, sono forte, non è che soffro così tanto, quindi in realtà vedo più cose positive che negative, perché sento che sto crescendo molto, quindi sono contenta e veramente mi sento proprio nella cultura cilena al 100%, quindi direi che sì, è diverso che un viaggio. Dunque, il rientro è fissato per, mi dicevi?
il 22 gennaio. E ci sono stati dei problemi per il tuo rientro oppure da quel punto di vista lì è tutto ok? E nei giorni passati c'è stati tipo dei blocchi nell'aeroporto perché la gente, sia chi lavorava dentro, sia tutta la parte del, c'erano dei blocchi, non potevano lavorare, voli cancellati, il coprifuoco non permetteva alla gente di uscire di casa, non potevano prendere aerei, così. Però adesso penso che a livello di aeroporto sia tutto sistemato e sia tutto ok. Infatti noi non abbiamo problemi a rientrare a dicembre. Per ora, almeno questo è quello che sappiamo. Per me è stata un'esperienza bellissima. Penso che qualsiasi stato che si scelga per l'overseas sicuramente ti fa crescere. E sono 3 mesi che sono qua a vivere e veramente mi sento proprio nella cultura cilena al 100%. E niente, è stata un'esperienza ed è un'esperienza molto forte che mi ricorderò penso per tutta la vita. Grazie, grazie mille. Buon lavoro.